Allora, buonasera a tutti. Io, allora, andiamo subito al sodo perché tanto la fusa non c'è oggi, quindi è perché è stata rinviata e doveva giocare giovedì sera alle ore 20 con il Grosseto a San Giovanni. Però io voglio dire una cosa, perché voglio capire che cosa sta succedendo, perché voglio capire per quale motivo questa squadra ha avuto un'involuzione del genere, perché io ho sempre detto, e chi mi segue su Fotosanzo l'ha sentito e lo sa, che nel calcio si può perdere perché è un gioco, sì, ma bisogna andare in campo e lottare, avere un mordente, cosa che ieri, mi dispiace, ma non ho visto da parte di nessuno. Cioè, se si deve andare in campo a fare queste figuracce, anche no, io ho sempre difeso la squadra, ho sempre difeso il singolo, ma è il momento di tirare fuori le palle. Cioè, una è una paolaccia, ma è il momento di tirare fuori le palle. Perché ieri ho visto la partita da casa, a dire male si fa un complimento alla squadra, perché non c'è stato proprio niente, niente, niente di niente. Addirittura ho visto delle situazioni abbastanza imbarazzanti, come un passaggio di qui e qui sbagliato. Cioè, non è così che ci salviamo, eh? Non è così che ci salviamo. E non diamo, è vero che diciamo tutti, ma bisogna la punta e la punta, sì, ma dobbiamo andare oltre a queste cose. Dobbiamo andare in campo Dobbiamo andare in campo e la domenica e avere una reazione di rabbia. Capisco la prestazione di ieri. Poi è vero che qualcuno dice, ma non abbiamo l'allenatore in panchina. Tutto rispetto per Fabio, tutto rispetto per Fabio che si è trovato lì in una situazione che non è assolutamente semplice. Però ragazzi, bisogna lottare, perché se non si lotta io la vedo dura, la vedo dura. Arrivederci.